finalmente un nuovo What I Eat in a Day dopo secoli tipo. Piccolissima premessa per chi ancora non lo sapesse, non sono più vegetariana per vari motivi che adesso non vi ripeterò e quindi vi prego, amatemi. Allora, prima di tutto colazione, ovviamente la primissima cosa che devo fare è prepararmi il caffè, perché altrimenti io non sono neanche lontanamente una persona, non so proprio niente della mia esistenza. Dopodiché unisco il caffè con il latte, scolo tutto nel microonde, eccetera, eccetera, faccio il mio bellissimo caffè latte e mangio queste buonissime fette biscottate con questa fantastica marmellata di fragole, dolcissima e buonissima, e me le vado a gustare con il sommo gaudio. Non riesco a bere prima di fare colazione, è un mio limite, mi viene da vomitare a bere l'acqua appena sveglia, vi giuro, non lo so perché. Quindi, appena finito di fare colazione, comincio a bere. Bevo circa mezzo litro d'acqua dopo aver fatto colazione, anche perché sto prendendo degli integratori e quindi per forza, insomma, devo bere tanto. E poi vi ho fatto vedere anche che comunque bevo tantissimo durante la giornata. Infatti, quando poi mi metto a studiare nel corso della mattinata, anche prima di fare lo spuntino, bevo un altro mezzo litro d'acqua, quindi fuori dai pasti. Come spuntino di metà mattina, cosa c'è di migliore di un bel paio di mandarini che sono di stagione, sono buonissimi. Tra l'altro mi sono ripresa anche mentre li mangiavo, non perché fossi particolarmente sexy, ma più che altro per farvi vedere quanto ero felice di aver trovato dei mandarini dolci, perché ultimamente sono veramente buoni, buoni, buoni. Pranzo. Allora, vi ho fatto vedere la pasta che in realtà io non ho mangiato io, l'ho fatta per Giulia, però volevo farvi vedere che brava sorella maggiore che sono che preparo il pranzo per lei che tornava da scuola. Io ho mangiato degli avanzi della sera prima, perché chiaramente se avanzano delle cose non è che ci mettiamo a buttare le cose a caso. Ho mangiato due fettine di carne, due fettine panate fatte al forno con un po' di spinaci e un pochino di insalata che poi vado ovviamente a condire con soprattutto l'indispensabile glassa di aceto balsamico, perché io praticamente vivo di glassa di aceto balsamico. Dopo il pranzo ovviamente ci sta sempre e comunque il caffettino e anche un pezzettino di crostatina, perché se mamma te la porta te la mangi, no? Per la merenda comincio con un bel bicchierone d'acqua come sempre, dopodiché ho deciso di preparare il tè. Adesso vi ho fatto vedere il fitti che io ci ho collaborato diversi mesi fa, però lasciate perdere, non c'entra niente. Semplicemente siccome lo devo smaltire, se no ci va la muffa, le farfalle, non so che cosa. E ovvio, ho finito il mio buonissimo tè Twinings alla vaniglia e quindi ho pensato di fare questo semplicemente. Perché avevo quello dentro casa, non avevo nessun altro tè, io di pomeriggio devo bere il tè, quindi semplicemente metto sul bollitore elettrico, vado a riempire il filtro, lì come si chiama, e metto l'acqua bollente nella tazza e aggiungo ovviamente dei biscotti, perché se senza biscotti non è un tè.
come era giovedì, ovviamente serata pizza, c'è l'X Factor, poi un mandarino e una bella coppa di gelato. Spero tanto che vi sia piaciuto questo video e dai, mettetemi un pollicino in su se ne volete vedere altri. Ciao!